Quali sono le migliori mete dove andare a Ferragosto? Nautica in pillole, seguici! Se lavori come noi nel campo della nautica e vuoi rilassarti, sicuramente Madonna di Campiglio e Cortina sono ottime. Scherzi a parte, l'Italia è fantastica sotto questo aspetto perché è la penisola più bella del mondo, per cui di posti belli e incantevoli ce ne sono veramente tantissimi. Armati di tanta pazienza e tanta organizzazione e preparati a dover spendere un po' di più perché appunto saranno gremiti di gente. Se decidi però di visitare il mare, perché stiamo parlando di barche e di nautica, delle zone meno gettonate e meno, tra virgolette, famose, possiamo fare un giro dell'Italia partendo dall'Adriatico, scendendo, andando fino al Tirreno. Vediamo un po'. Che siano meno blasonati e parlati in televisione e telegiornali non vuol dire che saranno vuoti. Attenzione, è Ferragosto e comunque gente ce ne sarà. Ma partiamo dall'Adriatico, lasciando stare la Laguna Veneta, quindi i posti super famosi come Trieste e Laguna Veneta, scendiamo un attimo e andiamo a vedere il Conero, che è sicuramente una zona molto bella anche a livello di natura, da poter visitare con delle spiagge fantastiche e una zona che magari non hai mai visto perché sceglievi la Croazia piuttosto che più a nord o più a sud della stessa. Questa è sicuramente una località interessante da poter visitare in barca. Scendendo sempre in Adriatico possiamo andare fino giù al Tacco Vero, non all'inizio della Puglia ma veramente in fondo, perché la natura lì è ancora la padrona. Magari ci sarà comunque caos, ma sicuramente c'è un po' meno movida che al nord della Puglia, quindi ti potrà permettere di vedere tanta natura, ottime spiagge e un mare stupendo. Passando poi all'interno, quindi al Mar Ionio, abbiamo la Calabria, ovviamente anche le coste interne della Puglia, ma sono anch'esse già blasonate e molto gettonate. Magari la Calabria lo è un po' di meno, a livello di natura e naturalezza trovi tantissime risorse, tante spiagge, tante calette fantastiche anche nel sud della Calabria. Il bello della Calabria è che oltre al Mar Ionio ha anche il Tirreno, quindi potresti risalire la Calabria e andare fino a Cosenza, nella zona di Cosenza. Comunque ci sono delle zone molto interessanti, turistiche, ma non gremite come molte altre zone d'Italia. E magari potrebbe essere una nuova scoperta anche per te. Beh, Sicilia, Sardegna, le Eolie, tutte le isole, l'arcipelago, Vulcano, ci sono delle isole incredibili da poter visitare. Ma queste sono quelle veramente veramente famose, quindi organizzati anche di tanta pazienza per andarci. Costa della Campania e del Lazio, anch'esse molto famose, molto gremite, ma ci sono delle zone costeggiando che puoi trovare veramente belle, magari non accalcate di barche o di turisti, quindi più bella da visitare e da scoprire. La Toscana è una regione con tantissima natura, infatti è ricca di pinete proprio lungo le spiagge ed è ottima da poter visitare sia a terra che in mare, perché hai un mare stupendo da poter vedere, tantissime zone anche naturalistiche e non solo, perché ci sono molte zone ovviamente anche tanto servite. Risalendo poi non possiamo dimenticarci della Liguria. La Liguria con le sue terre fantastiche e le montagne che sfiorano il mare è eccezionale a livello di panorama, oltre che anche di quello che puoi vedere a livello naturalistico degli animali. Infatti in acqua ci sono delle cose bellissime da poter vedere. Io non ti nascondo che più di una volta ho visto dei delfini che ci seguivano in barca ed è stato veramente emozionante. Restando in Nord Italia, non ci si può certo dimenticare della mia terra, quindi dei laghi del Nord Italia, che sono uno più bello dell'altro, hanno tutti delle cose molto peculiari, molto particolari tra di loro. Ci sono laghi che assomigliano più a laghi di montagna, altri più marosi o quantomeno più aperti, con tutte zone collinari, quindi degli ambienti, delle situazioni completamente diverse, dove puoi fare tantissimo sport, divertirti e a Ferragosto, perché no, anche divertirti in discoteca o nei locali.
Ovunque tu poi decida di andare, ricordati di armarti di pazienza, perché la stagione è proprio centrata e in quel giorno ci sono in giro sia i turisti italiani, proprio della nostra terra, ma anche tutti gli stranieri, quindi per forza di cose ci sarà un po' di caos, ma con tanta pazienza puoi divertirti, rilassarti e goderti la terra che hai deciso di andare a visitare. La parola d'ordine quindi è relax, rilassati, fatti scendere di dosso il nervosismo e divertiti. Magari non t'ho fatto scoprire nulla di particolare, ma non era la volontà mia di concentrarmi su una zona particolare, perché è talmente bello e diverso il nostro territorio che dire che questa cosa è più bella assolutamente di quell'altra, secondo me, si fa un grandissimo errore. Cerca di visitare più posti che riesci e soprattutto, come dicevo prima, divertiti. Se non vuoi perderti neanche una delle nostre nautiche in pillole o delle prove in mare, non dovrai far altro che iscriverti sul nostro canale Barche Bellandi, questo di questo video. Da Desenzano al Garda non mi resta altro che dirti buon vento e occhio sempre al meteo.